Ciao a tutti ragazzi da Charles Lee Ray, benvenuti sul mio canale per un nuovo gameplay di Crash Bandicoot 1, la seconda parte per la precisione. Dal momento che la prima parte, proprio verso l'ultimo, non sono riuscito a fare il bonus cadendo come un pirla, di conseguenza ho dovuto rifare tutta la parte che non ho potuto salvare. Quindi ho perso diverse vite e viceversa, quindi l'importante è andare avanti qui, ok? Ci vediamo sul terreno di gioco. Bene, adesso che siamo sul terreno di gioco, partiamo con Rolling Stones, che non è il gruppo musicale, ma è il prossimo livello. Dunque, tu piantala. Purtroppo, come vi ho detto prima, i salvataggi sono andati perduti perché non ho potuto salvare la partita all'ultimo. Come vedete mi rimangono 9 vite perché ho dovuto rifare tutta la parte che non ho potuto salvare. Quindi vediamo un po' di riuscire a recuperare un po', soprattutto le vite, perché quelle sono importanti. Bene. Occhio qua, tu piantala. Più che altro sono questi cosi che roteano, non so bene che cosa siano e non so neanche perché si devono muovere in quel modo, ma le piante non sono un gran problema, sono questi affari qua. Oppure questo trappolone qui, che devo cercare di non prendere le TNT, almeno non prima di aver preso tutte le scatole. Allora, mancano altre 3, devo cercare di prendere adesso quella al centro senza beccare le TNT, e invece vado a beccare la TNT, perfetto. Mamma mia, stavo per saltare in aria come un pistola. Spero che in mezzo non ci fosse un bonus, adesso non mi ricordo. Vabbè dai, andiamo avanti, speriamo bene, altrimenti ho perso un altro bonus qua. Ma dai, su! Che liscio che ho fatto! Bene, me ne manca un altro icone di Tauna e dovremmo esserci. Stare più attento quando ci passo in mezzo a questi affari. Che liscio! Tu piantala! E ho perso acqua! Che bastardo! Meno male che ce n'era un altro qua che mi aspettava. Devo stare attento con questa piattaforma perché sta traballando. Oh, dai, salviamo. Facciamo questo bonus cercando di non fare altre cacchiate, che non garantisco niente. Dai, cerchiamo di arrivare dall'altra parte incolumi. Dai, vediamo se riusciamo a beccare anche questa, sì. Allora, la parte difficile adesso sta arrivando. Ok, siamo riusciti ad arrivare dall'altra parte in columi anche questa volta. Bene, dai, ormai... dai, vacci in mezzo, su! Sono stato bravo, Town? No, non sono stato bravo, lo so. Però, dai, sono stato mediamente bravo. Salviamo la partita. E continuo, sì, che resto qua. Torniamo a Rolling Stones. Bene. Proseguiamo senza ammazzarci, possibilmente. No, perché nel precedente livello sono caduto un bel po' di volte, Devo fare attenzione, altrimenti qua rischio di collezionare una serie infinita di figure d'escremento. Per la gioia poi di chi starà a guardare. Leviamoci dalle scatole. Nel vero senso della parola. Infatti, ecco qui le scatole mancanti. Un po' troppe, 6 scatole in meno. Ho fatto proprio una bella figuretta qua, Ma forse poi perché quelle là sono scoppiate con le TNT.
mi sa di sì. Adesso siamo a Hogwild. Vabbè. Adesso ci facciamo una bella cavalcata. Purtroppo non con Tauna, ma con questo cinghialotto qui. La cavalcata con Tauna magari la facciamo alla fine, se ci riusciamo, se non ci saranno intoppi. Cerchiamo piuttosto di non finire in mezzo a questi spuntoni, altrimenti facciamo non soltanto il cinghiale, ma anche Crash allo spiedo. Poi ci sono questi simpaticoni che cercano di farci cadere. Cerchiamo di fare attenzione. Dai, sta andando tutto abbastanza bene. Non riesco a prendere tutte le scatole, ovviamente, perché questo livello qua dovrei farlo un altro po' per riuscire a non sbagliare. Però dai, non me la sto cavando tanto male, su. Dai, non cadere, non andiamo a finire sullo spiedo, per carità. Oh! Ma, cosa ho beccato? Niente. Ci sono passato di fianco e mi sono finito infilzato comunque. No, scusate, questo non lo posso accettare, dai. Questo è cos'è, un bug? Non lo so, un glitch? Come cavolo si chiama? Cioè, non è possibile. Cioè, dai, sono stato infilzato dal niente, dall'aria. Non lo accetto. Questo è uno di quegli sbagli che non possono essere considerati sbagli, su. Questo era il gioco che non gli andava, il fatto che io andassi fino alla fine senza errori. Quindi mi dispiace, io questa cosa non la accetto. Adesso vediamo dove andiamo a finire. Adesso siamo a Native Forterers. Vabbè, insomma, che il mio inglese fa schifo, lo abbiamo già capito, eh. Dunque, qui ci sono di nuovo quelle molle maledette lì e i gradini che bisogna far roteare, così oltre a girare i gradini mi girano anche le lame rotanti. Qui prendiamo Aku e tu piantala. Bene, visto che ci sono, volevo rispondere a una domanda, anzi a un paio di domande che mi sono state fatte, una sotto il gameplay di Crash, il primo, e una mi è stata mandata in privato. Kikoshiro mi ha chiesto se ho fatto questo gameplay perché è uscita la trilogia in HD di Crash Bandicoot. Beh, tecnicamente parlando no, lo avrei portato sul canale anche ugualmente, però diciamo che comunque il fatto che sia uscita la trilogia in HD di Crash, direi che in un certo senso ho colto anche un po' la palla al balzo, porca miseria, sono caduto. Ah. Comunque sì, insomma, è stata una... cioè è una buona opportunità anche, ma comunque sia l'avrei portato comunque sul mio canale. Poi c'è la domanda di uno che me l'ha, mi ha fatto la domanda in privato, uno che poi tra l'altro si è firmato anonimo. Non capisco neanche poi perché, cos'è, ha paura a farmi le domande, mica gli sparo. E mi ha chiesto perché mi sono fatto crescere la barba. E io dico, siccome poi questa domanda mi è stata fatta sulla fanpage, allora io vorrei dire a questo signor anonimo che se controlla bene la mia fanpage si renderà conto che oltre a fare video su YouTube io faccio anche cosplay. E quindi potrebbe anche darsi, diciamo, che la barba me la sono fatta crescere per completare un cosplay. Oppure, se segue abbastanza attentamente il mio canale, saprà anche che io giro cortometraggi o lungometraggi. Di conseguenza la barba può anche servirmi per questo. Quindi insomma, ragazzi, certe domande sono abbastanza strane da fare proprio a me. Allora, cerchiamo di andare avanti senza fare incidenti clamorosi. Perché comunque qualche incidente accadrà, però speriamo almeno di non farne abbastanza clamorosi, eh. Lo sapevo io, cioè. Lo sapevo. Cioè, piuttosto che finire arrosto mi sono suicidato. Non è possibile. Comunque dai, meglio di niente. Meglio un tuffo nel vuoto che un crash arrosto. Sono due vite, a quanto pare solo una me ne posso prendere perché l'altra è andata in pezzi. Mi avete ridotto la vita in pezzi. Allora, qui ci sono di nuovo questi gradini che girano e c'è anche il bonus, speriamo di non fare cacchiate.
per carità. Allora, becchiamo bene la scatola e non cadiamo giù. Qui c'era anche una vita. Bene. Allora, uno, due, per poco cadevo giù. Voilà. Andiamo. Salviamo e proseguiamo. Bene, 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 bene. Entro oggi possibilmente, ecco. Allora facciamo girare questi gradini che, oltre a girare i gradini, a me invece mi girano le lame rotanti, perché è un'operazione veramente... insomma, ti fa perdere un po' la pazienza, perché poi se tu cadi giù e devi rifarlo 200 volte, voglio vedere se vi piace anche voi. Vediamo se riusciamo a prendere questi frutti Goomba senza cadere giù. Vabbè, qui c'è un'acqua che voglio prenderlo assolutamente. No, non sono caduto giù. Guarda, sono sicuro che per aver fatto le cose così bene la pagherò cara. Ok, adesso tu piantala e non finiamo arrosto, per carità. Piantala anche te. Adesso qui ci vuole un po' di precisione, perché ci sono queste cose che ti fanno scivolare, poi ci sono gli spuntoni, poi ci sono... Insomma, non è possibile, oh, è tutta una trappola qua. Mi è solo da chiedere dov'è che... in che modo ci crepo qua. Checkpoint, così almeno ricomincio da qui. Andiamo. Porca loca, di nuovo lo stesso scherzo di prima. Per non finire arrosto mi sono dovuto suicidare. Non è possibile, non è possibile. Oh, per carità, non facciamo lo stesso errore di prima però, dai. Allora, piano piano. Ok, tu piantalo. Qua c'è la vita che ho perso prima. Su. Che dovremmo andare in una zona un po'... quella pianta lì è un po' bastata, perché facendo la trottola per eliminare quella pianta si rischia di scivolare giù. Quindi c'è da fare molta attenzione. Adesso rifacciamo di nuovo questi gradini che si girano. E poi mi girano anche a me. Andiamo su. Lì ci sono almeno 4 vite extra, prendiamocele tutte. Questo sì che è un buon motivo per rifar girare i gradini. Vediamo se riusciamo a non farlo. Dai, forse riusciamo a non farlo, come non detto. Allora, vediamo un po', prendiamo queste scatole qui. Non cadere giù, Crash, perché se cadi giù rifacciamo da capo tutto. Porca miseria, ragazzi. Dai. Non fatemi girare le lame. Beh, andiamo di nuovo su questa molla qui. Lì c'è una vita, me la cucco io. E leviamoci dagli zebedei. Mamma mia, che sudata. Vediamo un po' dove siamo arrivati adesso. Ah, qui si passa all'altra isola. Up the crack. I crackers. Ah, di nuovo uno di quei livelli dove c'è l'acqua. Ah, come li adoro. E con le foglie che si muovono sempre nello stesso modo. Andiamo su. Che qui si scivola. Facciamo cacchiate qui, lì c'è la pianta che si muove un po' troppo per i miei gusti. Allora, abbiamo preso il primo logo di Tauna, quindi ce ne mancano altri due. Non facciamo cacchiate. No! No! Porca miseria!
Allora, stiamo calmi, eh? Ok, rifacciamo, dai, tanto io quella lì adesso la elimino, la sopprimo, quella maledetta scimmia del cavolo. Ha fatto cadere in acqua, maledetta bastarda. Yeah. Oh là, checkpoint. Almeno se sbaglio ricomincio da qui. Ma dai! Dai! Guarda! Ho capito il discorso di sbagliare e poi ricominciare dal checkpoint, ma sbagliare proprio appena l'ho fatto il checkpoint si va un po' sul clamoroso qui, porca miseria! No. Fare attenzione a questi pesciolini qua che saltano fuori dall'acqua e ti fanno cadere giù. Qui stavolta si stavano chiudendo le fauci della pianta carnivora. E fare attenzione a quei pesciolini lì che saltano fuori dall'acqua e mi fanno cadere giù. Qui c'è un punto esclamativo, pigiamolo. Bien. Aspettiamo il momento opportuno prima di saltare, altrimenti mi frego da solo. Mamma mia, ci è mancato poco. Ok, ne manca un altro e possiamo partire per il bonus. Occhio, occhio, occhio. C'è il pesciolino lì in agguato. Bene. Oh, ecco qua. Occhio alla pianta bastarda. Bonus! Possiamo andare per il bonus e in questo caso speriamo di riuscire a non cadere giù, così possiamo salvare. Vediamo se riusciamo ad andare di sopra, cioè riusciamo a fare tutto il percorso di sopra. Devo fare attenzione qua, eh. Dai. Quante scatole ho perso, è una cosa schifosa proprio, lo so, però che vi posso dire, non gioco a Crash Bandicoot 1 da un sacco di tempo e se perdo tutti questi bonus dopo poi non riesco a salvare la partita, quindi ho lasciato indietro le scatole, però almeno salvo la partita. Che si deve fare per salvare la partita, cazzarola? Beh, e continuo così. Upte crack crack è quello che mi fate fare voi ogni volta che cado giù. Qui c'è una vita, non vedo perché dovremmo lasciarla indietro. Non facciamo cacchiate. No! Non è possibile, mi sono annegato. Cioè, guardate qui che roba, c'è il pesce che mi ostacola, c'è la pianta che ti vuole mangiare e c'è la foglia che va avanti e indietro. Ecco. No, no! Non finisce più. La cosa clamorosa è che per prendere i cristalli, se non vado errato, non bisogna morire. Quindi, con questi percorsi qua, come fa uno a non creparci mai? Cioè, bisogna stare perennemente lì un bel po', eh? Boh, adesso dove siamo arrivati? Ah, siamo arrivati a Ripper Row, il pazzoide. Ecco qualcuno un po' più matto di me, ma solo un po' più matto di me. Allora, qui bisogna far partire le casse di TNT per dare una sgrullata, diciamo, a Ripper Row. La prima sgrullata gliela abbiamo data. Per poterlo distruggere definitivamente bisogna... Oh, che fa? Mi segue? Oh, mi sta proprio seguendo, maledetto. Mi ha fatto perdere i due Aku Aku.
Volevo dire che per finirlo definitivamente, ma porca miseria! Per finirlo definitivamente bisogna fare in modo che salti in aria almeno 3 volte. Perché con il primo colpo gli dai giusto una sgrullata, con il secondo diciamo lo rimbambisci un pochino e con il terzo lo finisci. Quindi vediamo poi di non farci auto saltare in aria, già che ci siamo. Facciamo cacchiate. Hola. Beh. Adesso sicuramente mi inseguirà perché fa il pistola, fa. Non facciamo cavolate. Niente, l'ho mancato. E dai, cosa ci vuole? Porca miseria, queste casse maledette. Proprio questo non molla, Devo aspettare che le casse arrivino al centro, perché sennò niente, esplodono solo quando gli para loro. Forza, non so come, ma l'ho beccato. Vediamo se riusciamo a fargli il trappolone da qui. Oh là! Ma dai! Ho vinto, però sono saltato in aria anche io. Cioè, ho perso l'acqua scoppiando anche io. Ma che pirlata! Ok, diciamo che possiamo finirla qui. Andiamo sulla schermata di inizio, gioco. Ecco qua. Bene, che posso dire ragazzi? Stavolta siamo riusciti a fare tutti i bonus che bisognava fare, quindi almeno non avrò il problema di dover rifare tutta la prima parte per ritrovarmi sul terreno di gioco dove ho salvato la partita. E prima di lasciarvi vi voglio fare un paio di sponsorizzazioni extra, oltre alle solite due, perché comunque sia sotto nelle descrizioni del video, in ogni episodio di Crash, troverete sempre i due link di Saki Croft e Easy Game 1989, per il motivo semplice che noi adoriamo Crash Bandicoot, quindi è un obbligo morale secondo me. Come invece sponsor extra vi lascio i link di Tower Squad, sono 3 ragazzi che fanno gameplay, sono simpatici, sono anche molto bravi, quindi ve li suggerisco, andate a fare un salto sul loro canale perché ve li consiglio. Poi vi voglio mandare anche a fare un salto da Alessandro Natalini, che a mia insaputa mi ha sponsorizzato in un suo video, quindi non vedo perché non dovrei ricambiare, ok? Fateci un salto e mi raccomando, seguiteli perché ne vale la pena. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti da Charles Lee Ray. Oh, ma sto finendo i video ogni volta facendo una rima e basta, no?